Bene, ringraziamo anche il professor Rama per essere venuto da Milano, così oggi per stare con noi per celebrare questa festa. Solo due parole, non c'è bisogno di aggiungere molto a quello che è stato detto. Vi posso dire che sono quasi 20 anni che sono via dal Veneto, però arrivare qui adesso mi sembra un giorno. Io ho tutti i ricordi dentro, io ricordo ancora il papà, parlava poco ma ogni tanto si lamentava, ricordo la fase dell'ideazione della banca, che si andava a prelevare, fra virgolette, di nascosto le corne, non era fuori legge, ma lui diceva: io aspetto un giudice che venga ad arrestarmi. Io queste cose le ricordo tutte, ricordo il perché ha cercato questa cosa, tutte le difficoltà, e poi ricordo anche una cosa che io trovo simpatica, che nelle difficoltà, quando era molto arrabbiato, diceva: ma vedrai che quando sarò morto sarò santo. E in effetti è un po' così, questo fa, trovo una cosa divertente, lui su questo ne rideva, la prendeva poco seriamente. Questo vi assicuro che è una cosa molto grande. Io vado in giro per il mondo e non c'è una banca come questa da nessuna parte, addirittura neanche Singapore ha una banca come questa, che in questo momento Singapore direi che è leader nella ricerca, nell'organizzazione. Devo dire che è una bella soddisfazione vedere che tutto questo è nato da un sogno, da una visione, è vero, però la visione del babbo, e che noi tutti abbiamo contribuito a che questo si realizzasse e che vedo che sta andando avanti in maniera incredibile. Grazie a tutti. Grazie a voi.